siamo con Lorenzo Baldassarri qui a Misano. Ciao, ciao a tutti. Allora, ci hanno presentato i piani di Yamaha e quest'anno nei piani di Yamaha per la Super Sport con l'impegno in Evan Bros ci sei tu. Sì. Che sei pronto un po' a cominciare una seconda fase, no, della tua carriera. E secondo me è un grande punto di ripartenza, una grande opportunità, in una squadra forte, un clima bellissimo, e tu sei andato già molto forte nei test, più forte di come sei andato con la Moto2 sulla stessa pista. Sì, sì. Lorenzo, com'è questa sfida? Sono molto motivato perché ho trovato una situazione che mi ha messo subito a mio agio con il team Evan Bros. Sono bravissimi e ci mettono una passione della Madonna, quindi nulla a caso. E la moto, e anche con lei mi sono trovato molto bene e siamo andati forte, quindi ho ritrovato la fiducia. Adesso sarà importante partire finalmente, partirà il campionato del 9 e il 10 ad Aragon e vediamo cosa sarà la nuova categoria, e però sicuramente ci divertiremo. Lorenzo, ti devo fare una domanda antipatica. Una domanda scomoda, dai, fammela sta domanda. Tu hai avuto un'esplosione, no? Come pilota a un certo punto. Mi stanno inserendo una monetina qui dietro. C'ho il pantalone che scende, cioè fanno le foto porno. Vai. Allora, Lorenzo, la domanda scomoda è questa. Tu nel 2019 hai vinto in Argentina e poi c'è stato come un po' se fosse spenta la luce, insomma, hai avuto un po' di problemi dopo. Hai avuto difficoltà a replicare, sì, delle prestazioni che ti avevano anche avvicinato alla MotoGP, perché c'erano delle voci che ti volevano vicino alla MotoGP. Adesso, a mente fredda, dopo tanto tempo, cosa è uscito? Cosa hai capito in quel periodo? Ho imparato molto, ho capito molte cose, e soprattutto nel 2019 ho trovato quella costanza che è importantissima per vincere un mondiale, perché per vincere un mondiale devi essere sempre veloce, non puoi essere una gara lì e la gara dopo sparisci, poi sei di nuovo lì, no? Solo che quando hanno cambiato la gomma dietro mi sono incasinato e quindi abbiamo perso un po' quella costanza, sono arrivate le cadute, ho perso feeling e fino a fine stagione non ho recuperato il feeling. Dopo fine stagione ho riniziato, comunque sono tornato ad andare forte, e però dopo nel 2020 c'è stato il casino, sono arrivato in Qatar pronto di nuovo e ho fatto secondo in Qatar, solo che dopo il Covid sono arrivato in Europa e mi hanno di nuovo cambiato la gomma davanti, quindi anche lì un'altra, abbiamo tribolato parecchio come si dice da noi, e non abbiamo capito a fine stagione che avevo l'anteriore troppo carico e quindi non riuscivo a inserire le curve come era il mio punto di forza nel 2019 inizio anno, l'inserimento mi mancava un bel po', quindi mi mancava percorrenza e feeling sull'anteriore, che è tutto. E poi niente, nel 2021 è cambiata completamente capitolo e niente, lasciamo stare, andiamo avanti, che è meglio. Vabbè, diciamo che non tutte le ciambelle riescono col buco, non tutte le stagioni riescono vincenti. Però sì, Adesso parliamo di futuro, che è la cosa più importante. Sì, 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 sei entrato nel mondo delle derivate, adesso c'è la sfida Super Sport, magari cercare di succedere sul trono della Super Sport a Dominic Hegerter, e poi chissà, magari puntare ad andare nel mondiale Superbike. Uno step, sì, adesso è importante fare bene qui, e innanzitutto far vedere un po' quello che valgo, perché secondo me negli ultimi anni è normale che abbia perso credibilità, ma anche un po' con me stesso. Cioè, a un certo punto dico, ma cazzo, allora è normale che uno dopo si metta in discussione. Però io ci sono alla grande, sono carico e gli do ancora il gas, quindi bisogna adesso divertirsi, lavorare, non sottovalutare la categoria, perché sarà una categoria diversa, tutto nuovo, e andiamo avanti con la Yamaha, che comunque è una gran moto, e con il team Evan Bros, che sicuramente mi metterà in condizione di andare forte. Dai, allora Lorenzo, in bocca al lupo, grande stagione ad Aragon. Grazie, arriva presto, ci vediamo ad Aragon, cariche, ciao. Ciao.